Esibizione da manuale del gruppo corale Ad Libitum nella chiesa di San Fedele in frazione Laghetto a Colico. Nelle interpretazioni traspaiono la passione per la musica e l'affiatamento del gruppo. Composto da cantori valtellinesi e del lecchese, esegue soprattutto un repertorio barocco, accostando a composizioni famose brani poco eseguiti. Nato nel 2006 su iniziativa del direttore Daniela Gargentini, a lei la direzione dell'esibizione Exultate Deo a Colico, con il giovane Ismaele Gatti all'organo. 20 voci che hanno offerto un viaggio nella musica classica dal Rinascimento a inizio Novecento. Una solida esperienza corale e sensibilità musicale sono emersi dai componenti del gruppo. Tanti progetti di questo coro in corso. Un progetto molto grande che riguarda tre appuntamenti. Il titolo di questo progetto è Tre temperamenti. È un progetto un po' difficile da realizzare, ma che riguarda un argomento che a noi sta molto a cuore. Quindi il primo appuntamento riguarderà il temperamento pitagorico, il secondo un temperamento mesotonico e il terzo appuntamento il temperamento equabile. Questo vuol dire che il repertorio proposto nei tre concerti sarà di epoche storiche diverse. Progetti musicali che spazieranno in epoche diverse, si andrà dal 1300 al 1800. Oltre al coro, prevista la presenza di un'orchestra. Sarà proposta anche una composizione di Johann Sebastian Bach. Una riflessione anche sugli strumenti valtellinesi. La valtellina è ricchissima di strumenti appartenenti veramente un po' a tutte le epoche, dal barocco addirittura rinascimentale, come nel caso di Ponte in Valtellina, a organi costruiti veramente l'altro ieri, organi del secondo Novecento, a volte addirittura del XXI secolo. Senz'altro degni di maggiore attenzione da tutti i punti di vista, specialmente dal punto di vista concertistico. A mio parere sono strumenti veramente validi.